Amici di Sportore Notizie, buonasera. Siamo qui in via Castellani, nella scuola di danza Danse di Clara Lerza, che sempre più si afferma nel panorama regionale come tra le migliori scuole abruzzesi. Oggi ospite d'eccezione, un personaggio che di certo non ha bisogno di presentazioni, l'idolo di milioni di donne e di ragazzini negli anni 80 e 90. Steve LaChance, buonasera, benvenuto a Sportore. Sono morto ora. Non è vero? Ah, vabbè, no, Sempre in scherzavo. grandissima forma. Sì, buonasera, un E po' dolce. benvenuto a Sportore. Grazie Ci parli un po' di lei, a noi che siamo, che l'abbiamo vista sempre sul grande schermo, sui grandi palcoscenici internazionali, a Hollywood, coreografo nel 1991. La sua carriera è stata una carriera strepitosa. Grazie. Non lo so, cosa vuoi sapere di me? Cioè, nel senso Le, che la ho sua. cominciato quando avevo 5 anni come madre, Sì, la sua carriera si è stata avviata studiato con. un po' dappertutto il mondo, ho lavorato da quando avevo 14 anni e mezzo, con professionisti mondiali, ho lavorato dappertutto. Comincio a lavorare qua in Italia nel 84-85, fantastico, fantastico serio. E continuo ad andare avanti indietro, un po' dappertutto. Mi sono stabilizzato qua nel 93, quando è nata mia prima figlia. E dopodiché, niente, siamo qua. Ho aperto la mia accademia 11 anni fa, e sempre a lavorare, sempre in giro a spaccare quello che possiamo. Com'è cambiato il mondo della danza rispetto agli anni 80 ad oggi? Ma c'è meno lavoro, c'è più fatica. Purtroppo c'è anche quello che sto facendo ora, c'è molto media, che comunque per la danza non è una cosa bellissima, che sembrano per i ragazzi giovani che le cose sono facili per arrivare, ecco, appunto, no? Tipo anche il programma Amici che io ho fatto per 9 anni, che fanno diventare delle cose importanti in qualche mese, poi magari dopo un anno si dimenticano tutti chi sono. Qui sono delusioni, sono delle spicche importanti, però alla fine arriva la delusione, purtroppo. Non a tutti, però a pochissimi possono rimanere. Quelle che rimangono sono magari quelle che hanno studiato bene, quelle che un po' hanno un background dietro, hanno veramente una storia dietro le spalle, come vissuto io, insomma. Però i cambiamenti sono quelli, no? La facilità per capire delle cose via telefono, via internet, via delle cose che non sono reali. Sì, lei ha toccato anche l'argomento Amici, la trasmissione che lei, dove è stato per diversi anni, che poi ha lasciato con non poche polemiche. Secondo il suo punto Qual di problema vista, c'erano? non ci sono state polemiche sul suo No, addio ad sì, Amici, sul fatto che no. magari la Allora, trasmissione potesse no, ti usare devo dire una personaggi? cosa, ti devo dire una cosa. Allora, le persone per creare un articolo, devono vendere l'articolo per esagerare su quello che succede e quello che non succede, ok? Delle persone che fanno delle cose, cambiano la realtà quando non ci sono delle cose. Siamo lasciati tranquillamente, non ci è stato detto niente, non c'era malinconia. Ma hanno deciso di fare un altro tipo di via che a me non piaceva, per cui a quel punto uno si esce, basta. Ha Non. abbandonato il grande schermo e è tornato al suo amore principale. No, abbandonato il programma, abbandonato, è finito il contratto, non sono tornato, non è un problema. Vivo avanti, anzi, in bello. Cosa si sente di dire ai ragazzi e alle ragazze di oggi che si avvicinano alla danza con tanta fatica? Di pensarci più volte. Perché dice questo? Perché? Perché comunque, come ho detto prima, tornando indietro dal discorso prima, non è una strada facile. E se pensi che è così, smetti. Farlo per passione, farlo per quello che vuoi, non farlo come carriera, che è difficile, soprattutto qua in Italia, perché non c'è lavoro. Per cui io dico e ripeto, i lavori veri sono all'estero. Ecco perché io faccio delle situazioni tipo European Danza, è una cosa che organizzo io da anni, che do possibilità ai ragazzi di lavorare all'estero, andare veramente a fare questo mestiere come si deve, semplicemente perché il governo italiano non sta dietro di noi qua in Italia come si stanno all'estero, per cui non c'è l'aiuto economico. Non perché qui non esistono, qui ci sono dei
dinamiche bellissime sulla danza e delle persone che sanno veramente insegnare e anche delle ragazze veramente brave. Però fino a un certo punto vale avere qua, dopodiché devono uscire. Bellissimo. A tal proposito adesso invitiamo anche Clara a spendere due parole proprio su questo argomento. Invitiamo Clara a venire a fianco del maestro. Vuole dire qualcosa in merito a questa ultima affermazione di Steve Lachance? Assolutamente sì, la danza non è assolutamente quello che si vede in TV, quella è solo la punta dell'iceberg, ed è per questo che anche io invito i miei allievi, qualora ci fosse un talento, ad andare a studiare all'estero, perché è lì che ci sono grossi aiuti per quanto riguarda le carriere dei danzatori. Però per il momento diciamo, iniziate a studiare qui, da danze, ascoltate, e magari andate all'estero. Assolutamente, anche perché in 5 anni insomma abbiamo avuto parecchi, cioè il maestro Steve è la ciliegina sulla torta, noi sappiamo, insomma sono già 5 anni che collaboriamo con il maestro Jacob Ellis, come già lo sapete tutti, che è stato per 15 anni un componente dei Momix, e collaboriamo con il maestro Alessandro Papa per quanto riguarda l'hip hop. Ora c'è il maestro Steve e chiaramente questo si fa, insomma andiamo sempre a crescere di livello per poter alzare anche il livello dello studio dei nostri allievi, questo ci tengo a dirlo. Sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti anche quando... Assolutamente sì. Benissimo, vi ringrazio.